la sua collega di partito Stefania Pezzopane ha parlato di primarie in vista delle prossime regionali, in cui lei è stato tirato dentro come nome dai giornali, e lei ha detto forse è presto, forse un po' intempestiva con uscita. Anche alcuni colleghi di partito sono d'accordo con lei. La Pezzopane oggi dichiara insisto sulle primarie. Lei che dice questo? Le primarie avrebbero lo statuto del Partito Democratico, quindi c'è poco da annunciare o da insistere. Con l'utilizzo di Stefani, va bene a chiederlo. Bersani ieri ha annunciato, pur avendo titolo quale segretario nazionale del Partito Democratico eletto con la primaria, di candidarsi premier, ha annunciato invece di volersi mettere in gioco e di dover quindi affrontare una sfida alle primarie, dato la scelta della guida della coalizione di centro-sinistra per le elezioni politiche. Va da sé che la stessa cosa verrà a livello regionale. Naturalmente quando facciamo queste valutazioni le facciamo ad oggi, le facciamo sulla base di queste regole, di questa struttura politica, di questa situazione politica. Fra un anno c'è il passaggio delle politiche, vi potrebbero essere mutamenti, se i fatti cambiano io cambio opinione, dicevo il grande economista. Se fosse oggi le primarie sarebbero assolutamente necessarie, questo sono convinto, anche che la scelta del candidato alle primarie, tutte le cariche istituzionali di vertice e anche per quel che ci riguarda la scelta dei parlamentari o dovesse rimanere la legge Porcata, bene, la scelta con le primarie rafforza le candidature e affida ai cittadini un potere di scelta che poi costituisce il lieve per il successivo buon esito elettorale. Quindi non c'è nel nostro partito chi è per le primarie e chi non è per le primarie. Primarie sì, lei farà con Bersani, ci sarà? Guardi, io ho risposto più di una volta a questa domanda, ritengo che sia intempestivo dare disponibilità, annunciare candidature un anno e mezzo sono elezioni politiche di mezzo. Si rischia di bruciarsi. Ma non è solo questo, c'è anche questo che devo dire, lo sarebbe per chiunque, non per me, per fare le rincorse lunghissime. Non aiutano le candidature, ma non aiutano neanche a ordinare nel modo giusto le cose. Io penso che noi le prossime scadenze elettorali nazionali e regionali non saranno scadenze di normale alternanza come le abbiamo conosciute in questi 15-20 anni che abbiamo le spalle, saranno l'inizio di una nuova fase storica, un passaggio di fase rilevantissimo che deve tener conto dei sommovimenti che ci sono nell'opinione pubblica, nell'orientamento degli elettori e con la gravità della crisi. E quindi noi non possiamo pensare che insomma, oggi abbiamo tutti gli elementi per poter valutare, oggi abbiamo una parte degli elementi. Io l'ho detto, lo ribadisco, mi sento di avere forza, energia e entusiasmo per dare una mano in primo piano a questo cambiamento storico che si richiede in Italia e in Abruzzo, ma le valutazioni sull'impiego, l'utilizzo delle persone, le compreso, le si fanno nel momento giusto, nel modo giusto, se è il caso affidando anche la valutazione.